Lo stronzo doveva saperlo. Se vuoi... Allora, lì c'è una bella comitiva. Sarà molto tosta. Mi piacerebbe esordire con un bel botto. Ovvero così. Merda! Grande Ellie. Troppo schifosi. L'ho preso io invece che lui. Oh. Andiamo. Di due non l'ha ammazzato neanche uno. Oh. Alleluia. Che vuoi? Prima che venga fuori il cecchino. Dai, un po' sono già stati fatti fuori, eh? Adesso ne mancano altri. Almeno quattro sono. Non lasciarla scappare. Ok, mi raccomando, mai stazionare in un punto solo. Ah, è sparito. Va ventaglio. Sali. Ma che preda golosa che sei, zio. Che preda golosa che sei. Lo vedi? Qui lui non c'è. Che preda golosa che sei. Cecchino, ciao. Beh, nulla. Tu invece? Qui niente, cerchiamo ancora. Andiamo via al circo. Occhio! Qualcosa qui sì di molto utile, può essere il kit medico. Continuiamo a cercare. Lassù. Cosa? Me lo pagherai. Curati. Veloce. Non perderlo. Pezzo di merda. Lui è qua giù! Vieni, coglioni, via! Grazie per la Molotov. Chi c'è rimasto? Ho visto la luce bianca avvicinarsi. Tanto ragazzi, senza cecchino la vita è tutta più semplice. Coprimi! Uno di qui? E uno di qua, ok. Basta saperlo. Ok, vai. Lui è qui. Oh, corri in culo. Grazie per i colpi. Il momento in cui forse me li aspettavo di meno. C'è un'arma che potrebbe servirmi in realtà. Ce n'è uno lassù.
cazzo ci sta a fare là su quello là? Beh, dove cazzo sei? Ho capito. Si fa così. Ragazzi, questo, cioè, è la perfezione. Cioè, the perfection. The perfection, ragazzi. Bene, scendi. Andava bene. I miei capelli. Vabbè, e ho capito, decide praticamente Joel cosa deve avere lei, eh. Va bene. È solo per le emergenze. Ovvero sempre. Ok, questo qua è veramente inquietante. Lo sai come si toglie, eh? Certo. Ok, l'importante è maneggiarla. Piccola rapina. Allora, sono rimasto praticamente a secco. Uno, due, tre. Per fortuna avevo le robe per farli. Purtroppo a volte sono tanti proiettili in giro, dico, e sono pochi invece i rifornimenti per le creazioni. Ve l'ho già detto nel capitolo precedente. A volte invece è esattamente il contrario. Adesso io ho strettamente bisogno di proiettili. Fuck. Kit medico, non si dice mai di no. Oddio. Minchia. Morto legato alla sedia. Dai, dimmi che era un esperimento di Bill, per favore. Di là ho già controllato, quindi direi che si può tranquillamente procedere qui. Adoro. Lettera, qualcosa, proiettili. Miglior offerente, se accettano offerte, niente. Fai la tua parte, Ellie. Vado. La catena è incastrata. Resisti. Ok, lo faccio. Ecco. Ok. Bella pensata. Ho dovuto anche premere cerchio. Dessero gli integratori con la stessa frequenza con cui danno gli oggetti per riparare le armi, staremmo molto più freschi. Comunque, togliti il culo. Aiutami ad aprirla. Ecco. Minchia, ma che cazzo c'è lì dentro? Tre uomini morti. Se non si spiega. Comunque dai, Gio, l'ultimo sforzo. L'ultimo sforzo. Ecco, mettilo così. No. Vabbè, funziona? Sì, funziona. Fanculo. Oh, il mio posto preferito. Il mio posto preferito. C'è anche 5 integratori. E vamos. Ora di mettersi al lavoro. Ora va, accendi la luce, va. Solo 75.
Allora, dato che ne ho 75 tondi, ne approfitto e faccio una bella fiondina, bella, per una seconda arma lunga. Sì, sembra andare. Vabbè, riparazioni minime, ma utili. Giù. Chi è? No. Oddio, quella macchina. Odio. No. Giornate toste, eh? Già, amico. Merda, niente cibo. Scarpe vecchie. Un cazzo. Andiamo. Ok. Bravi, andatevene, grazie. Lo so, è solo... Cavolo. Per favore non piangere. E non fare la bimbetta. Sennò poi si muore tutti. Allora, cosa ci aspetta su? Che belle ste robe buttate lì a cazzo, cosa veramente irrealistica. Merda, Joy. Sono sicuro che avessero lasciato la città. Oh cazzo. Dobbiamo solo trovare la coppia dell'italiano. Spero che ci fosse un esercito. Cosa totalmente irreale per non farti salire. La squadra laggiù. Continuiamo a cercare. Voglio sistemare. No. Ehi, bello. Possiamo parlarne? Sì, parliamone così. Merda, non mi uccidere, amico. Ti prego, ti scongiuro, lasciami andare. Che poi il bello è che è avanzato piano piano e poi boom, l'ha proprio massacrato. Cioè, cinematica da 10 lode questa. Ok. Anzi, 110 lode. Qua che c'è? Ho mangiato dei grissini durante la pausa in live. E mi sono rimasto in gola, quindi ogni tanto sono lì. Che sembra un clicker, in realtà no, sono stati grissini. Anyway, andiamo giù, va. Pittsburgh. Esplorazione time, qua non c'è niente. E invece c'è qualcosa, c'è più di qualcosa. Ho parlato con la squadra del lato est. E Market Street? Sì, stanno portando dei lì proprio ora. Magari mi faranno uscire. Spero proprio che questi turisti si facciano vedere. Da qualche parte dovranno uscire. Questo sarà il tuo giorno fortunato. Joy, c'è un tizio al primo piano. Lo vedi? Sì. Anche troppo bene lo vedo, zio. Stai giù. Ok, è il momento di fare lo sneaky e andarlo ad uccidere. Anzi, andarli ad uccidere. Su di qua.
first of all. Tre sono merda. Perfetto. Ma che... ha sentito qualcosa? Credo ci sia qualcosa laggiù. Ma cazzo! Vabbè, dai. Prendiamoli! Sei morto, bastardo! Merda. Ellie, coprimi! Alta arma. Sì. Ho due colpi. Non posso fallire. Coprimi! Mi muovo! Grazie per i colpi. Molto gentile. Esplosivo. Vedo anche dell'alcol lì. Godo. C'è altra gente giù. Non ho roba. Ok, via. Qua giù! L'ufficio! Dai, Ellie, fai qualcosa. Non perderlo! Lui non è qui! Dividetevi! Ok, adesso mi ha perso. E noi lo sorprendiamo. Cioè, anche te che ti muovi così prima. Volevi urlare qualcosa, coglione, ma non ti ho dato il tempo. E ciao anche a te. Ok, il mio occhio sublime ne vede tre. Sublime era ovviamente ironico. Attenzione più che altro a non passare dove ci sono le bombe. Quello è molto importante. Qui lui non c'è. È andato via. Citta. Mac. Qua non c'è esplosivi, vero? Lo vedi? No, non è qui! Tre. Dai, tre si può fare. Com'è bello fare casino. Non riuscirai più da qui. Sicuro? Sicuro, sicuro? Non ho oggetti da lanciare. Mannaggia. Come si fa? Si fa così. Vieni. Ok, rapido, ti prego, rapido. Lui è ancora qui. A sinistra. Lo vedo, in strada. Ecco, cogliona.
Cogliona! E qua è colpa di lei, eh? Circondiamolo! Ricevuto. Ehi! Pagherai per questo! Sicuro? Sicuro che pagherò? Tanto fammi rigenerare la salute, va? Pensavo fossero tre e invece erano quattro. Vabbè, non c'è problema. Noi sappiamo ugualmente come fare. Tanto più là di lì non ci può andare, coglione. Ne dovrebbe essere rimasto uno solo da quel che vedo. Magari poi mi sbaglio, eh. Ci sta che mi sbagli. Però è così carino. Sembra un nonnetto, tipo vicino alla pensione. Sarebbe brutto ammazzarlo. Però purtroppo è il mio dovere. Vieni. Finiti, credo. Oh, cavolo. Resisti e sopravvivi. Ovvio. Cosa? Sempre. Giusto, sì. Il fumetto. Raga, mi raccomando, quando fate questa parte, attenzione agli esplosivi. Sempre. Sempre attenzione agli esplosivi. Però le munizioni per pistola vi stanno così sul cazzo? Chiedo, eh. Per un amico più che altro. Salute al massimo. Cosa posso creare? Un kit medico sicuro e una bomba. Andiamo. Coltello per aprirlo sicuro. Sì. Ci siano. Oddio, qua c'è proprio tutto. Integratori. Il ben di Dio c'è qua dentro. Adoro. Va bene, dai, usciamo. Tanto c'è più nulla, vero? Esatto. Gesù. Ora capisco che è successo in questa zona. Hanno semplicemente ammazzato tutti. Ogni battaglia ha le sue vittime. Magari hanno una famiglia. Tutti ne hanno una. Meglio non pensarci. C'è chi ce l'aveva. Come faccio a mi fare? Allora, molta attenzione qua a quegli esplosivi lì. E poi ci siamo. Fanno uscire. E usciamo da sto distretto finanziario tramite quella scala. Qui, piani lì. Ok. Minchia, che volo che riesce a prendere, però. Ma io sono convinto che se Joel saltasse ci arriverebbe tranquillamente lì sopra. Però vabbè, sono idee mie.
e sali. Non ti rimane che salire. Ok, credo che adesso si possa respirare un pochino. No. Ci siamo quasi. Mi sbagliavo forse. Ispezione lenta lenta. Eccone un altro. Incredibile come, ripeto, il manifesto di questo film. Prima dell'epidemia. Davvero? Alla fine lui la sventra. Sembra lui con sua figlia prima che morisse. Un filmetto per ragazzini. Chi ti ha trascinato a vederlo? Non lo so. Concentrati, ok? Va bene. Perché non posso fermarmi a guardare lui che parla? Che palle. Passiamo dal vicolo. Cazzo di cane. Okay. Stronzissima questa parte. Stronzissima. Dai. Anche per sogno. Vieni. Continua. Non lo so, vedi. Prova con 25. Stronzate. Te lo giuro. Hai 25 barattoli di becco. Beh, 24. Ho appena finito io. E come hai 24 barattoli di becco? C'ho poche munizioni. Speriamo bene, ragazzi. Però la seconda fendina è utilissima perché guardate, senza dover stare a fare tanti cazzi, seleziono l'arma velocemente. Ok, lì c'è la macchina che non ci deve assolutamente vedere. Era meglio che sia buono. E beh, certo che è buono. Cazzo fai? Io che volevo ingenuamente solo ricaricare. Sì, permettetemi un po' di paura, ok? Un po'. Un po', eh. Più che altro, il punto è se i soldati non vengono in casa, io come cazzo li chiappo? Ce n'è uno lì. Uno che sta entrando. Gioca di anticipo, gioca di anticipo, zio, gioca di anticipo. Fanno questi percorsi strani che tu non riesci a capirli proprio. Ok, vabbè, uno è laggiù, si fa i cazzi suoi, va bene. Veloce. Veloce, ho detto. Scappa. L'altro mi pare sia fuori. Però intanto una miglior vita ci è passato. Il che è importante. Cioè,
ho usato di più la modalità ascolto nell'ultimo quarto d'ora che in 13 anni di scuola. A ventaglio. Perfetto, l'ho fatto fuori nel momento migliore. Il miglior momento non c'era per farlo fuori. Oh. Fuori anche un altro. Idealmente dovrebbero essere finiti, credo. Anche perché quella è Ellie. Quindi, volendo, rimarrebbe solo la traversata da fare. Che non è cosa da poco. Non è per niente cosa da poco. Perché sapete che succede? Che quando passerò lì davanti, quella comincerà a sparare. Via. Casa. Artiglieria militare, resta al riparo. E ci stanno sparando, che cazzo, ci vogliono ammazzare, sai. Questo lo chiamo culo. Grosso, eh. Dammi i proiettili, va. Spara. Oh, raga. Cioè, non mi potete dire niente, eh? Sto facendo tutto perfetto per ora. Tanto poi lo so che sul più bello. Ellie, coprimi! Potrà succedere qualcosa? Qua, alla macchina. Qui. Non so se entrare lì dentro. Spara. Non posso entrare qua dentro. Giù. Pensavo fosse una porta aperta. Vaffanculo. Via. Ok. Il peggio forse è andato. Così bello il pugno in gola. Cioè proprio il sesso. Oh no. Chi ce n'è? Lui. Beh, lì sarei un bersaglio facilissimo, tipo. Ok. Non è abbastanza gittata. Però questo sì. Quindi ci tiro anche questo. Ciao.
cazzo mi ha preso? Cosa? Come cazzo fa a tentare lì? Guardami le spalle! Sì. Ridatemi la mia bomba. Cazzo, ho sprecato una bomba per nulla. Va bene, dai. Una volta ci può stare. Ovviamente su non si può andare. Qua ci sarà qualcuno? Non credo. Almeno non sembra. Ok. Cassetto, proiettili per favore. Grazie, molto gentile. 4 di pistola, fanno sempre benissimo. Credo che non ci rimanga che attraversare. Attraversare, attraversare. Ditelo come volete. Di qui. Mi raccomando, attenzione a non cadere di sotto. Prendi tutto, prendi tutto, vai. Un coltello si può anche fabbricare ogni tanto, eh. Il kit medico. Sempre al top dobbiamo stare, ragazzi, eh. Perché poi quando arriverà che son cazzi amari, si ride. Lascialo stare. Piccolo Sam. Calma, piccolo. Stiamo calmi. Tutto ok. Non sono i cattivi. Giù la pistola. Oh, amico, picchi forte. Stavo cercando di ucciderti. Già, anch'io credevo che fossi uno di loro. Poi ho visto te. Non l'avessi notato, non girano con i ragazzini. Che mi fai abbastanza pena. Quindi non ti ho ucciso. Perdi sangue. Ah, non è niente. Mi chiamo Henry. E lui è Sam. Se ho capito bene, tu sei Joel. Ellie. In quanti siete? Come fa? Ah sì, perché l'ha urlato lei. Eravamo un bel po'. Qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste. Gli stronzi ci hanno teso un'imboscata. E ci hanno dispersi. Stiamo cercando di uscire da questa merda. Possiamo darci una mano? Ellie. Roba tipo l'unione fa la forza. Ha ragione. Potremmo darci una mano. C'è un nascondiglio non lontano da qui. Meglio continuare a parlare lì. Ok, facci strada.